Daniela! L'hai trovata? Sì. È Daniela schiaccia il cane. Ma chi è? Sì, stiamo cercando la Daniela, sta cercando la Daniela. Sì, stiamo cercando Daniela. Sì, sì. Chiamala al microfono, se no. Daniela, come si chiama? Daniela Nigro, può venire qui sulle scale, per cortesia? La dottoressa Daniela. Ok. Chi era? Franco, Daniela. Franco. Quanti sono? No, 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 troppi, no. No, no. Sì, iniziamo. Cari compagni,
e care compagne, amici e amiche, voglio davvero ringraziare tutti voi che siete qui, voglio ringraziare tutti i compagni, le compagne, gli amici, le amiche che in questo stesso momento, mentre noi siamo qui a Roma, sono davanti alle Camere del Lavoro di tutta Italia. E vorrei che fosse chiaro, se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura, di farci stare zitti, deve sapere che la CGIL, il movimento dei lavoratori, sono quelli che hanno sconfitto il fascismo in questo paese, sono quelli che hanno riconquistato la democrazia. Non ci intimidiscono, non ci fanno paura, anzi, da questa Camera del Lavoro, dalla CGIL, vogliamo lanciare a tutto il Paese il monito e la proposta di rilanciare con forza una mobilitazione democratica che apra le sedi, che accolga le persone, che sappia rispondere ai problemi, che non strumentalizzi il disagio, le difficoltà che oggi esistono. Non abbiamo nessuna paura, non ci fermeremo e voglio ringraziare da subito la CIS e la UIL perché ieri insieme ci abbiamo messo 3 minuti a sentirci per telefono e a decidere che sabato 16 saremo tutti in piazza Roma, tutti democratici, tutte le forze sane di questo paese, perché non solo noi non vogliamo tornare indietro, noi vogliamo guardare avanti, siamo quelli che vogliono ricostruire questo paese, dare un futuro ai giovani, alle donne, rimettendo al centro il lavoro e la dignità delle persone. E diciamo le cose come stanno. In discussione non c'è il diritto a manifestare le proprie idee. E noi lo diciamo perché se in questo paese ci sono diritti e grazie alle lotte, alle mobilitazioni democratiche, alle manifestazioni che hanno portato avanti questo paese. Quello che è successo ieri, e qui deve essere molto chiaro, non ci debbono essere tentennamenti o preoccupazioni. Quello che è successo ieri è una cosa molto precisa, è un disegno preordinato di un gruppo organizzato e di gruppi organizzati che hanno messo in campo un'azione squadristica e fascista. Questo è quello che è avvenuto ieri. Non ci sono altre cose. E la scelta di colpire la CGIL e con essa tutto il movimento sindacale del nostro paese, confederale, e tutto il mondo del lavoro è un attacco inaccettabile. Io uso parole secche. Quella di ieri è una ferita democratica, quella di ieri è un'offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, quello di ieri è stato un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti. E vorrei ricordarlo, qui noi non ci preoccupiamo per i danni che hanno prodotto qui dentro, vorrei ricordare una cosa, che è bene che tutto il Paese sappia. Le sedi sindacali, le organizzazioni sindacali vivono perché ci sono persone in carne ed ossa che ogni mese versano l'1% del proprio stipendio, della propria pensione e che hanno scelto di organizzarsi, di coalizzarsi insieme per difendere i propri diritti. Quando distruggi qualcosa non stai attaccando questo o quel sindacalista,
stai attaccando le persone che ogni giorno si battono per difendere i propri diritti e che hanno scelto democraticamente di organizzarsi. Questo è un punto fondamentale che sarebbe bene che questo paese non si scordasse mai. Addirittura hanno scelto, qui c'era un manifesto qui di fianco a noi, che ricordava un nostro grande dirigente, Luciano Lama, che è nato 100 anni fa. È nato proprio quando 100 anni fa i fascisti, allora all'avvio del loro sviluppo, chiamiamolo così, assaltarono le sedi. Cominciarono, per poi diventare dittatura nel paese, nel colpire le camere del lavoro, la CGIL, i diritti di chi lavora. E se questi pensano di poterci riportare in quel tempo, se lo scordino, se lo scordino. E insisto su questo punto. Non solo noi non ci faremo riportare indietro, ma noi oggi, e lo diciamo con forza, proprio per quello che sta vivendo il nostro paese, e mi permetto di dire per il contributo che in questo anno e mezzo il movimento dei lavoratori e il movimento sindacale ha dato, proprio perché oggi rimangono tutte le difficoltà che conosciamo, la fatica a arrivare a fine mese, il rischio di perdere posti di lavoro, il peggioramento che c'è stato nelle condizioni di vita di lavoro, l'aumento della precarietà, il pezzo pesantissimo che questa pandemia ha fatto pagare ai giovani e alle donne più di altri. Sappiamo perfettamente che c'è questa situazione, ma oggi sappiamo anche che abbiamo di fronte a noi un'opportunità straordinaria che non possiamo farci perdere. E l'opportunità è di usare quei soldi, quegli investimenti per fare quelle riforme di cui il nostro paese ha bisogno da anni. E noi vogliamo essere quel soggetto protagonista di questo cambiamento. E il protagonismo di questo cambiamento nasce nel momento che si allarga la partecipazione, nel momento che le lavoratrici e i lavoratori nel paese, nei luoghi di lavoro, gli viene riconosciuto il ruolo di soggetto che è in grado di costruire un'altra società e un altro modello sociale. E questo è il nostro obiettivo chiaro, preciso. E proprio perché tentativi come quelli di ieri e di riportarci indietro e quello di mettere in discussione questa possibilità, noi dobbiamo essere chiari, non abbiamo scritto Joe Condor qui sopra e capiamo perfettamente quello che sta succedendo e siamo capaci, proprio per dirigenti come Luciano Lama che ce l'hanno insegnato, sappiamo cosa vuol dire la difesa degli interessi di chi lavora e degli interessi di questo paese e non ci permetteremo mai di anteporre l'interesse del lavoro all'interesse del paese e viceversa. Chiediamo che gli interessi e i bisogni di chi lavora tornino ad essere l'interesse generale di questo paese. E io vorrei ringraziare, oltre a voi che siete qui, oltre a tutti quelli che stanno manifestando nel resto delle città davanti alle sedi sindacali, lo dico perché ieri, da quando sono partito da Reggio Emilia per tornare qui a Roma, come potete immaginare, ho ricevuto una quantità di telefonate e di attestati molto importanti. E io voglio ringraziare dal Presidente della Repubblica che ha telefonato immediatamente, al Presidente del Consiglio, a tanti ministri, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, alle tante istituzioni. Ma io voglio anche ringraziare, e ci sono arrivati una quantità di messaggi che non farei un elenco, vi terrei qui tutta la giornata. Io voglio ringraziare tutte le persone, anche i semplici iscritti, le semplici persone che si sono sentite violentate e colpite da quello che era successo alla CGIL e di quello che stava succedendo al movimento sindacale. E voglio esprimere tutta la solidarietà e la vicinanza della CGIL anche a quegli agenti feriti che hanno difeso la nostra sede e che oggi sono al pronto soccorso. Grazie anche a loro,
E allo stesso tempo, proprio perché qui hanno commesso dei reati molto precisi, siamo vicini alle forze dell'ordine e alla magistratura perché faccia fino in fondo il suo mestiere, faccia rispettare le leggi nel nostro paese e condanni quelle persone che con vigliaccheria hanno organizzato questo attacco senza precedenti al nostro paese. E non voglio tediarvi più di tanto, voglio aggiungere alcune riflessioni che riguardano proprio il significato di quello che noi vogliamo mettere in campo. Quando vi dicevo che siamo di fronte ad una grande opportunità che non possiamo perdere, che è quella di ricostruire un nuovo modello sociale nel nostro paese e di costruire le condizioni perché il lavoro torni ad essere un diritto pieno che permette alle persone di poter vivere dignitosamente. E allora per questa ragione lo diciamo con molta forza, oggi chiediamo e ci rivolgiamo, e lo faccio insieme alla CISL e alla UIL, a tutto il movimento sindacale, al governo, al Parlamento, alle forze politiche, perché oggi è il momento che questo processo di cambiamento non può avvenire senza e contro il mondo del lavoro. E allora è assolutamente necessario che si sviluppi un confronto di merito che dia risposte ai problemi, ai disagi, che la pandemia abbia aumentato le diseguaglianze, che abbia aumentato la precarietà e che rischi di determinare un conflitto tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e sotto gli occhi di tutti. Allora è una responsabilità collettiva essere in grado di rispondere a questi bisogni, di mettere nelle condizioni le persone di vivere sulla loro pelle che siamo di fronte a un cambiamento e che i loro bisogni vengono ascoltati e che hanno la risposta nelle riforme che verranno messe in campo. E lo dico in modo molto chiaro, io sto parlando della riforma degli ammortizzatori sociali, sto parlando della riforma del fisco, sto parlando della riforma delle pensioni, sto parlando di un nuovo investimento e di nuove politiche industriali che siano in grado di costruire e di allargare questa situazione. Sto pensando a nuovi investimenti per uno Stato sociale degno di questo nome, a partire dalla sanità pubblica. Sanità pubblica! Sanità pubblica! Di questo abbiamo bisogno! Abbiamo bisogno del diritto alla conoscenza, del diritto alla scuola, perché è la conoscenza che è l'elemento oggi decisivo. E lo dico proprio perché in un paese che se no rischia di perdere la memoria, si deve sapere cosa ha prodotto il fascismo nel nostro paese. Ha portato alla guerra, alla disperazione, alle morti, alle leggi razziali. E proprio per questo non solo non abbiamo bisogno di ritornare indietro, ma non dobbiamo perdere la memoria, che è la nostra identità. Se oggi abbiamo una Costituzione, se oggi siamo un paese democratico, lo dobbiamo al fatto che in questo paese, a partire dal movimento dei lavoratori, il paese si è organizzato unendo tutte le forze sociali di qualsiasi ispirazione in una costruzione nuova del paese. E lo dico perché noi oggi non abbiamo bisogno di dividere, noi oggi abbiamo bisogno di unire questo paese, di ricostruire un'unità sociale del paese, e il paese lo unisci se sconfiggi le diseguaglianze e se fai vivere i principi fondamentali della nostra Costituzione. E vorrei essere chiaro, non sto richiamando la Costituzione così, la sto richiamando per i principi, per i contenuti e per i valori che lì ci sono. Quando qualcuno dice cosa vuol dire riformare il paese, vuol dire applicare i principi fondamentali della nostra Costituzione, a partire dal diritto al lavoro, al diritto alla conoscenza, fino alla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita delle imprese e alle scelte che devono essere realizzate. Noi non vogliamo semplicemente essere pagati per quello che facciamo, cosa decisiva visto che i salari sono bassi e visto che c'è uno sfruttamento senza precedenti. Noi stiamo rivendicando di più,
Noi stiamo rivendicando che l'intelligenza diffusa del mondo del lavoro, in qualsiasi forma oggi il mondo del lavoro si esprime, deve essere nella condizione non solo di discutere di quanto prendo e di quante ore faccio. Oggi è il momento di poter discutere di che cosa produco, del perché lo produco, con quale sostenibilità sociale ed ambientale. E in questo ci rivolgiamo anche alle imprese. Non abbiamo bisogno di padroni delle ferriere, abbiamo bisogno di imprenditori seri che aprono ad un processo di maggior democrazia e di maggior partecipazione e che insieme a noi combattano le cose sbagliate che sono avvenute in questi anni. Quando si dice è aumentato lo sfruttamento, di che cosa stiamo parlando? C'è un nome e un cognome. Stiamo parlando degli appalti, dei subappalti, dei sottappalti, delle finte cooperative, di una precarietà che non ha precedenti. È questo che rompe l'unità sociale di un paese ed è su questo che noi vogliamo delle risposte precise ed è su questo che si costruisce un futuro. Noi vogliamo guardare avanti, non vogliamo avere paura di quello che è successo, perché vogliamo essere in grado di costruire in Italia e in Europa un nuovo modello sociale. E questa battaglia, mi permetto di dirlo in modo molto chiaro, e lo affermo, non è il momento né di costruire muri né di costruire recinti, né in Italia né in Europa. E deve essere molto chiaro che l'unità del mondo del lavoro è la condizione per una crescita democratica del nostro paese. Ed è per queste questioni che insieme a CISL e UIL abbiamo immediatamente deciso che era necessario rispondere, che era necessario mettere in campo tutta la nostra intelligenza, tutto il nostro senso civico e tutto il nostro senso democratico. E sabato 16, qui a Roma, abbiamo deciso che era il momento di organizzare una grandissima manifestazione nazionale antifascista e democratica. Il titolo Mai più fascismi parla e dice qual è il programma. E dentro a questa cosa c'è un articolo della nostra Costituzione molto preciso che dice che è vietato l'apologia del fascismo. Lo dice meglio, ma adesso non mi viene in mente a memoria la dizione, ma il concetto è questo. Bene, questo significa una cosa molto precisa. Significa che tutte quelle formazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte. Non c'è un'altra cosa. E da questo punto di vista, questo è il momento di dirlo con chiarezza. E contemporaneamente, questo è il momento di dare i diritti a tutti, anche a quelli che non ce li hanno, compresi quelli che sono nati nel nostro paese e che vengono ancora considerati stranieri. E che è chiaro che per noi i diritti sociali e i diritti nel lavoro non sono due cose diverse, o vanno avanti tutti e due assieme o si torna indietro. E questo credo che sia il tema fondamentale, insisto su questo punto. Noi sentiamo su di noi una grandissima responsabilità, perché non è scontato che gli investimenti, le scelte che facciamo siano in grado di rilanciare il nostro paese. Dipende come si fanno, che scelte si fanno, ed è il momento, insisto, di un coinvolgimento e di una partecipazione. Noi l'abbiamo dimostrato, consentitemelo, rivendico questo. Se oggi questo paese è nella condizione di parlare di ripresa, è perché un anno e mezzo fa, nel pieno della pandemia, è stato il movimento sindacale, le lavoratrici e i lavoratori, che anche scioperando hanno detto che la salute e la sicurezza veniva prima di ogni altra cosa, anche del profitto. E se c'è stato un protocollo alla sicurezza, il primo in Europa, che è diventato legge, è stato grazie al lavoro delle organizzazioni sindacali, che insieme alle organizzazioni datoriali, e lo riconosciamo, al governo, che ha svolto un ruolo importante, ha determinato quelle condizioni che hanno permesso oggi al nostro paese di poter parlare di ripresa.
Ma allora, se quel modello ha funzionato quando eravamo in emergenza, quel modello deve diventare una pratica e una struttura oggi. E lo dico in modo molto chiaro. Quell'accordo prevedeva che in ogni luogo di lavoro e in ogni territorio si costituissero dei comitati tra imprese, rappresentanti alla sicurezza, rappresentanti dei lavoratori, medici aziendali. E se le imprese non sono stati focolai, è proprio perché quell'intesa ha permesso alle parti di organizzare il lavoro continuando l'attività ma avendo a cuore la salute e la sicurezza. E allora questo deve estendersi, e lo dico perché abbiamo visto che appena abbassi la guardia e quando c'è la ripresa sta succedendo nel nostro paese una situazione inaccettabile. Ogni 3 giorni c'è un morto sul lavoro. Questa è una strage, non è un semplice problema. E da un certo punto di vista, allora, se il modello dei comitati e del confronto nelle aziende ha funzionato per combattere l'epidemia, quello deve diventare il modello strutturale per la ricostruzione e il rilancio di un nuovo modello sociale. E allo stesso tempo la salute e la sicurezza deve diventare un elemento centrale. Ecco, io credo che sia questo lo spirito, e chi oggi ci attacca, attacca il movimento dei lavoratori, attacca il sindacato, in realtà sta attaccando la possibilità, vuole attaccare la possibilità che davvero si apra una fase di riforme e di cambiamento in questo paese, e noi non lo permetteremo né oggi né mai. E il fatto di andare in piazza il 16 è una cosa importante, e noi ci rivolgiamo, colgo l'occasione qui di poter parlare in questo modo, ci rivolgiamo a tutte le associazioni, a tutte le forze politiche, a tutti i cittadini democratici che assumano la Costituzione e i suoi valori come elemento centrale, di essere tutti insieme uniti il 16 per dare una risposta al Paese e per dare un'indicazione all'Europa, dell'Europa che vogliamo costruire e del ruolo che noi vogliamo giocare in questa prospettiva. E badate, davvero, la giornata di oggi, la risposta che c'è qui, che c'è in giro per l'Italia, è un messaggio molto importante, decisivo. Siamo sulla strada giusta, per questo ci attaccano, ma allo stesso tempo noi non ci fermeremo. E ringrazio ancora e rilancio CISL e UIL, insieme, uniti per cambiare questo paese, e invito tutti i soggetti sociali, tutte le forze sane e democratiche di questo paese a essere insieme a noi, perché solo insieme possiamo cambiare questo paese e rimettere al centro il lavoro, la dignità e dare un futuro alla democrazia. Grazie per essere qui, e a ognuno di voi chiedo che da domani, questo è l'impegno, da domani l'apertura, la partecipazione, la ripresa di parola deve essere in ogni luogo di lavoro, in ogni città, in ogni condominio, come si direbbe. È il momento di uscire, di non aver paura, di riprenderci la parola. Abbiamo la forza e la ragione dalla nostra parte. Andiamo avanti. Viva la CGIL, viva il sindacato confederale, viva l'unità del mondo del lavoro. Ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento
bella, ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ci siamo e ci saremo sempre!